Il decreto milleproroghe ha superato lo scoglio del voto della Camera, dove è stato approvato grazie al voto di fiducia con 315 deputati a favore e 221 contrari. Il decreto contiene numerose norme che riguardano la scuola e in particolare i concorsi. Di queste disposizioni la nostra testata si è già ampiamente occupata. Ricordiamo solamente che il decreto fissa al 30 aprile il termine ultimo per l'adozione dei bandi dei diversi concorsi previsti dal decreto Scuola 126. Fra le altre disposizioni va segnalata innanzitutto quella sul curriculum dello studente da allegare al diploma di scuola secondaria. La legge 107 del 2015, cioè la cosiddetta buona scuola, e poi i relativi decreti applicativi, prevedevano che il curriculum fosse corredato anche da una scheda con l'esito delle prove INVALSI dell'ultimo anno. Il decreto approvato ora dalla Camera posticipa di un anno l'entrata in vigore di questa disposizione, a meno che la scuola, nella propria autonomia, non decida diversamente. La ministra Azzolina, per parte sua, è riuscita a far inserire nel decreto una norma che dovrebbe servire a ridurre il fenomeno delle cosiddette classi pollaio. Vengono infatti stanziati un po' di soldi per ampliare gli organici della scuola secondaria di secondo grado. Si tratta di poco meno di 60 milioni di euro in 3 anni e c'è già chi ha fatto i conti, scoprendo che con questa somma per cancellare le classi pollaio non basterebbe un decennio. Alcune disposizioni riguardano poi interventi di edilizia scolastica, mentre una norma particolarmente attesa consente di assumere gli idonei dell'ultimo concorso per dirigenti scolastici, ovviamente nel limite dei posti vacanti. È stato bocciato in extremis un emendamento che aveva suscitato molte polemiche e che avrebbe permesso di assumere con la qualifica di dirigenti tecnici un certo numero di docenti, dirigenti scolastici e esperti esterni ai quali negli ultimi anni il Ministero aveva assegnato direttamente, cioè senza una procedura concorsuale, incarichi equiparati a quelli della funzione ispettiva. Il decreto era entrato in vigore il 30 dicembre e quindi dovrà essere approvato, cioè convertito in legge definitivamente dal Senato entro il 29 febbraio. I tempi sono davvero stretti e per questo motivo è molto probabile che al Senato il decreto passerà senza nessuna modifica e con il voto di fiducia, in modo da evitare che il provvedimento, in caso di eventuali modifiche, debba poi tornare alla Camera per il voto finale. Ovviamente, di questo tema e soprattutto dei risvolti che il decreto ha per la scuola, noi continueremo ad occuparci, sia su questo canale sia nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Continuate a seguirci, continuate a scriverci e a mandarci i vostri commenti e le vostre osservazioni.